Chiudiamo in bellezza con il premio Maria Benante alle iniziative, ai progetti, alla biblioteca inclusiva. Non aggiungo altro, do la parola a Vittorio Ponzani che ha anche curato la pubblicazione del volume Il ricordo di Maria Benante, bibliotecari orgogliosi, e che uscirà tra qualche settimana. A giorni, Rosa, a giorni. Beh, bene, siamo arrivati all'inaugurazione della prima edizione del premio dedicato a Maria Antonietta Benante. Io sono molto contento, devo dire, anche io molto emozionato. Ci siamo arrivati con fatica perché, appunto, non solo perché quando è stato bandito, Maria era scomparsa da pochi mesi e quindi era veramente molto faticoso, perché poi c'è stata il Covid, la pandemia, tutte le difficoltà. Noi speravamo che la premiazione avvenisse nell'ambito dell'Assemblea al Salone Libro di Torino, poi è slittata. Insomma, alla fine questa premiazione ci tenevamo, volevamo che si facesse, e abbiamo, nonostante ci sarebbe piaciuta fosse di persona, per potersi guardare in faccia, abbracciare i vincitori, eccetera, lo facciamo così e va bene così. Anche se mi pare, come dire, in parte pleonastico, ma mi sembra anche giusto dire chi era Maria Antonietta Benante e perché abbiamo deciso di intitolarle un premio. Maria è stata una brava collega, nata nel 1969, è nata a Umbriatico, in provincia di Crotone. Ha lavorato per tutta la sua vita professionale presso la Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia, Teca del Mediterraneo, a Bari, e nell'AIBA ha svolto moltissimi ruoli. Ha cominciato nel Comitato Esecutivo Regionale Pugliese e poi ha coordinato l'Osservatorio Lavoro e Professione. È stata eletta nel direttivo nazionale dal 2011 al 2017. E tra il 2014 e il 2017 è stata anche vicepresidente nazionale. Dal 2017 fino al 28 febbraio 2019, giorno della sua scomparsa, è stata presidente di AIB Puglia. Maria, oltre a essere appunto una collega, era una persona carissima a molti di noi, a moltissimi di noi, perché è stata una presenza costante nella vita associativa e nelle vite di molti di noi, ognuno, come dire, ognuno con la sua modalità. Questo anno e 9 mesi che sono passati, per certi versi mi sembra un attimo, mi sembra ieri che sia successo, e per un verso è un tempo lunghissimo, doloroso, che si metabolizza necessariamente. Però per tornare a un sorriso, vorrei immaginare, anzi è tempo che mi immagino, la scena in cui, se avessimo raccontato a Maria che avremmo intitolato un premio a suo nome, lei ovviamente si sarebbe schermita e detto: no, ma come, a me, ma figuriamoci, ma non ci pensate nemmeno. E invece sono profondamente convinto che oggi lei sarebbe molto contenta, sarebbe orgogliosa di questo ricordo, di questa onorificenza, di questo ricordo affettuoso dell'associazione e di tutti noi, e sarebbe contenta dei progetti che sono arrivati. I 23 progetti sono un numero grande per una cosa del genere. Ricordiamoci che il premio non è un premio in denaro, è un premio simbolico, quindi la partecipazione di 23 persone, biblioteche, organizzazioni, gruppi che hanno partecipato è un numero assolutamente significativo. Lo scopo del premio era, fin dall'inizio, quello di valorizzare un tema che a Maria era carissimo, che era il tema dell'inclusione, in qualsiasi declinazione si volesse immaginare, e quindi premiare quei servizi innovativi volti a valorizzare il ruolo sociale e culturale e la dimensione inclusiva della biblioteca. Penso che questo premio, a cui appunto molti di noi hanno
ci hanno donato molto impegno, molto, molto affetto. È un premio obiettivamente importante, importante per Maria, nel senso che è un bellissimo modo per ricordarla come professionista, per ricordare i suoi meriti di professionista. Maria ha realizzato nel corso della sua vita tutta una serie di attività grazie alla sua caparbietà, alle sue competenze, alla sua capacità di stabilire relazioni con gli altri colleghi, con il resto della comunità bibliotecaria, per far lavorare meglio tutti, e questo credo che sia uno dei suoi più grandi meriti, insieme a quella carica a cui accennava Rosa prima, in qualche modo, a quello spirito associativo, a quell'etica associativa che in Maria era fortissima e che, devo dire, ha, credo, contagiato e caricato moltissimi di noi. L'inclusione, che è parola chiave di questo premio, è stato certamente una delle caratteristiche più straordinariamente identificanti la persona di Maria Benante. Maria credo che sia stata sicuramente la persona più inclusiva che io abbia mai conosciuto, sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista di professionista, di bibliotecaria, di colei che appunto era in grado di ascoltare gli altri, facendo, come dire, ascoltando e facendo anche interloquire le proprie idee con le idee degli altri, insomma. Ma penso che sia importante il premio anche per la professione, per la comunità bibliotecaria, per tutti noi, perché è fondamentale e salvifico anche in momenti come dire, come questi. Parlo della dimensione generale che tutti viviamo, piuttosto oppressiva, piuttosto pesante. Invece i valori che Maria incarna, il modo di intendere la professione, l'entusiasmo, la forza che lei metteva nelle cose che faceva, credo che sia per noi un esempio e uno stimolo importante. Mi avvio a chiudere con alcuni ringraziamenti che non vogliono essere minimamente retorici, non lo sono, non è il momento, sono sincerissimi, sono sincerissimo. Volevo perché questo premio nasce appunto in un momento, in una fase con delle dinamiche veramente delicate, difficili, ma anche molto belle, ma anche molto umanamente coinvolgenti. La prima persona che voglio ringraziare senza dubbio è Rosa Maiello, la quale appena ha saputo dell'idea, dell'ipotesi, del pensiero di questo premio, ci ha sostenuto, incoraggiato, dato tutta la sua sostegno, forza, con la forza che noi ben conosciamo, veramente è stata preziosissima. Ringrazio naturalmente tutto il CEN, tutto il direttivo nazionale, questo e quello precedente, perché il premio è stato nasce nel CEN precedente. Ci tengo qui a ringraziare come dire, ciascuno di loro, ma in particolare non posso non abbracciare davvero Milena Tancredi e Francesca Cadeddu, che sono due persone che personalmente a me sono state più vicine, insieme a Rosa, ma anche, come dire, hanno sostenuto proprio la realizzazione, l'aspetto e anche emotivo che c'è stato dietro alla realizzazione di questo premio, ed e sono stati certamente preziosi. Un ringraziamento enorme va al presidente della giuria di questo premio, che non ho nominato finora apposta, perché lo volevo ringraziare, Paul Gabriele Weston, per tutto quello che ha fatto. Io ricordo una chiacchierata a San Lorenzo, in cui per la prima volta una vaga idea si è iniziata a concretizzare in qualcosa che davvero doveva nascere e doveva diventare una cosa vera. Una chiacchierata bellissima. Paul è stato una persona che ha seguito, ha trainato e ha come dire, curato nei dettagli, compresa la forma delle lettere
delle mail che venivano scambiate con i partecipanti di una, lo dico perché non è merito mio, è solo merito suo, di una delicatezza, di un'attenzione, di una cura veramente commoventi e che facevano, che davano la forza a tutti noi di andare avanti. E finisco appunto ringraziando ciascuno dei giurati per la loro generosità, la generosa accettazione immediata, senza esitazione, partecipazione al premio, per il lavoro che c'è stato nello scegliere, seppure devo dire che le riunioni poi sono state veramente unanimi nelle decisioni, punti di vista diversi, andavano a sintesi in una maniera che forse era la destinazione, era l'obiettivo che ci guidava in questa direzione. Quindi in ordine alfabetico e leggendolo, perché non vorrei mai dimenticare nessuno, però ci tengo davvero a ringraziare con tutto il cuore Agnese Cargini, Piero Cavaleri, Madel Crasta, Franco Neri e Milena Tancredi. Chiudo dicendo che le difficoltà di questo premio, i rinvii, le cose, non hanno tolto nella nostra convinzione l'importanza di questo premio, e quindi sicuramente, superata l'assemblea, che per lei è sempre un momento faticosissimo e diciamo bisogna girare l'angolo, ma riprenderemo in mano l'idea e siamo pronti a bandire una seconda edizione del premio Maria Benante. E chiudo dicendo che la famosa miscellanea, la raccolta di saggi in ricordo di Maria, di cui adesso non parlo, ma di cui davvero sono contentissimo, è in stampa, quindi diciamo a giorni o poco più che a giorni sarà pubblicamente comunicata. Finisco, spero di non essere stato troppo lungo, lascio invece la parola al presidente della giuria Paul Gabriele Weston, ringraziandola davvero ancora di cuore per tutto quello che ha fatto. Grazie. Beh, io ringrazio Vittorio Ponzani per queste parole, sono in effetti molto molto generose, vanno molto al di là, diciamo, dei miei meriti. È stato molto facile e direi anche ovvio lavorare con un certo spirito quando la persona che ci ha ispirato tutti quanti in questa idea del premio e poi nella sua conduzione era appunto una persona dello spessore spirituale, potrei dire, appunto, di Maria. Adesso appunto leggo quello che ho scritto, che è il verbale del nostro del conferimento del premio. Il premio del quale viene oggi proclamato il vincitore è stato bandito dall'Associazione Italiana Biblioteche e verrà rinnovato anche negli anni a venire per ricordare l'umanità, la generosità, la dedizione e la professionalità di Maria Antonietta Benante. Attraverso la premiazione di un progetto avente la finalità di promuovere l'inclusione nelle sue diverse declinazioni, crediamo di onorare le qualità etiche e professionali di una collega, meglio di una persona, che ha fatto dell'inclusione uno degli impegni costanti della sua azione. Al tempo stesso intendiamo rinnovare la certezza che altre Maria Antoniette nelle diverse biblioteche del mondo si facciano animatrici, operatrici di quei valori di ascolto, di accoglienza, di solidarietà e di servizio che sono il collante della società umana e tra le ragioni dell'esistenza stessa delle biblioteche. Nel bando si richiedeva che i progetti facessero riferimento ad attività e servizi innovativi svolti nell'ambito di biblioteche di qualunque natura e tipologia, finalizzati a valorizzarne il ruolo sociale e culturale e la dimensione inclusiva. Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni del periodo, i progetti candidati entro la scadenza indicata dal bando, ossia il 16 marzo 2020, sono stati ben 23. Mi sia consentito, per rispetto e gratitudine nei confronti di coloro che hanno presentato la propria candidatura, di elencarvi tutti. Rete Dislessia Accessibilità, dare a tutti le stesse opportunità. Biblioteca Civica Giovanni Arpino di Nichelino, Torino. La Biblioteca Oltre Ogni Limite, Fondazione per Leggere, Biblioteche Sud-Ovest Milano. I Love You, Identità e Diversità nel Mondo che Cambia,
Biblioteca Delfini di Modena, dalla collaborazione tra il Servizio Biblioteca e Archivio Storico del Comune e la Scuola Secondaria di Primo Grado IC4 di Modena. Recupero della memoria storica della medaglia d'oro e argento a valor militare del sottotenente Giulio Lusi, Chiara Lo Conte. C'era l'H, sportello informativo disabili, Università di Perugia, Biblioteca Umanistica. Una biblioteca comune a tutti, Biblioteca Comunale di Alba Adriatica, Teramo. Librobus, Biblioteca San Giorgio di Pistoia. Abbracciami con un libro, Nati per leggere, sezione AIBA Abruzzo e Casa Circondariale di Lanciano, Chieti. Sapere digitale, educazione civica digitale in biblioteca, Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo Torinese. Biblioteche en plein air, biblioteche piemontesi aderenti ai sistemi bibliotecari dell'area ovest e sud-ovest di Torino e del sistema bibliotecario fossanese. BIP, Passaggio in Biblioteca, Associazione Culturale Francesco Lobue, Torino. Baby Reading Forcella e Biblioteca Casa di Quartiere, Annunziata Pastorini, Biblioteca a Porte Aperte Annalisa Durante presso lo Spazio Comunale Piazza Forcella, Napoli. Spazio alle Storie, Associazione La Navicella di Minerva, Salerno. Vite piene di sapienza, piccole storie in una grande università, la prima biblioteca di libri viventi in Sapienza Università di Roma, appunto Sapienza Università di Roma. Leggiamo, Biblioteca di Cisterna di Latina. Leggi per me, il libro parlato, Biblioteca San Matteo degli Armeni, Perugia, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e i Povedenti di Perugia. La Biblioteca Comunale per Ragazzi, Casa Niccolini, Biblioteca Comunale appunto di Ragazzi, per Ragazzi, Casa Niccolini di Ferrara. Biblioteca Villa Urbani, Biblioteca Comunale Villa Urbani di Perugia. Tutti in gioco, Francesco Mazzetta e Deborah Lanzanova, candidati da Stefania Biancospino. Biblioteca Civica Umberto Eco a Nizza Monferrato, Ida Di Rosa. La biblioteca Un Passo da Te, spazi di cultura aperti al quartiere, Biblioteca Maurizio Leggeri, allocata presso il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo a Potenza. Biblioteca Fuori le Mura, casa circondariale di Lanciano con il coinvolgimento della Biblioteca Comunale Liberatore di Lanciano, Chieti. Progetto digitalizzazione delle pubblicazioni storiche della Ragioneria Generale dello Stato, Biblioteca Luca Pacioli, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La commissione, costituita da Agnese Cargini, Piero Cavaleri, Madel Crasta, Franco Neri, Vittorio Ponzani, Milena Tancredi e dal sottoscritto, ha esaminato i progetti pervenuti, apprezzandone la generale aderenza alle finalità del premio e l'alta qualità etica delle iniziative. La valutazione ha considerato 5 indicatori: adesione al bando, innovatività, analisi del contesto, analisi dei soggetti e degli strumenti, durata nel tempo. Un ulteriore fattore ugualmente significativo ai fini della valutazione è costituito dai meriti speciali che ad un progetto potranno essere riconosciuti a motivo delle condizioni nelle quali l'iniziativa andava a collocarsi e dei risultati conseguiti. A testimonianza del valore di 2 progetti, vorrei sottolineare che si hanno precedentemente ricevuto significativi riconoscimenti. La biblioteca Oltre ogni limite di Fondazione per Leggere ha ottenuto un finanziamento dal Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, erogato dal MIBAT nel 2018, finanziamento riconfermato nel 2019, mentre Biblioteca en plein air dei sistemi bibliotecari dell'area ovest e sud-ovest di Torino e del sistema bibliotecario fossanese è risultato primo classificato nel bando nazionale Biblioteche per l'inclusione del Centro per il Libro e la Lettura nel 2018. Il contesto piemontese è apparso particolarmente attivo. Altri 3 progetti si segnalano per l'articolazione ampia e il coinvolgimento di numerose comunità urbane, nonché ovviamente per il valore etico delle loro finalità. Sapere Digitale, Settimo Torinese, Rete Dislessia Accessibilità, Michelino e BIP Passaggio in Biblioteca, Associazione Culturale Lobue. Dopo ampia discussione, la giuria ha unanimemente selezionato 5 progetti, tra i quali scegliere il progetto vincente. Per garantire un po' di suspense, nominiamo adesso i progetti che hanno ottenuto la menzione di merito e che riceveranno il manifesto del premio. Abbracciami come un libro e Biblioteche fuori le mura,
due progetti con obiettivi diversi, ma imperniati sulla medesima istituzione, la Casa Circondariale di Lanciano, e presentati da Gian Vincenzo Di Donato. Il primo è rivolto a valorizzare le competenze genitoriali dei papà detenuti e rafforzare il legame con la famiglia, garantendo ai piccoli il diritto di avere un rapporto diretto con il padre. L'altro ha formato un team di detenuti che, adeguatamente professionalizzato, potesse gestire la biblioteca penitenziaria con la prospettiva che lavorare in gruppo, ognuno con il proprio ruolo e specializzazione ben definiti, oltre a trasmettere la passione per i libri, a motivarli e prendersene cura, facesse loro comprendere che il lavoro in team rende migliori. I progetti sono stati ben descritti, con individuazione di obiettivi e modalità di realizzazione, e condotti in un contesto problematico per difficoltà burocratiche. La biblioteca Un passo da te, della Biblioteca Leggeri di Potenza, presentato dalla bibliotecaria Maria Lucia Lucia e dal direttore Maria Lucia Trivigno. Si è segnalato per le attività di co-working e culture hub, pratiche totalmente assenti sul territorio e in specifico nel quartiere Francioso, caratterizzato da spopolamento con conseguente impoverimento della qualità della vita e senilizzazione. Distinguendosi per il focus sull'aggregazione sociale intergenerazionale e per la diversificazione dell'offerta, le iniziative hanno coinvolto operatori, specialisti e cittadini nella realizzazione di laboratori rivolti a singole fasce di età e dedicati a fonti orali, alfabetizzazione informatica e ID security, arte calligrafica, alfabeto braille, inglese, attività ludiche. Ogni attività è stata seguita da 15-20 persone. Biblioteca civica Umberto Eco di Nizza Monferrato, la cui bibliotecaria Ida Di Rosa, operando da sola, nel giro di pochi mesi dall'assunzione e vincendo le iniziali resistenze della propria amministrazione, è riuscita a mettere insieme, sulla base di un'efficace analisi della sua comunità di riferimento e dei suoi bisogni, un congruo numero di iniziative, la prima delle quali, Nata per Leggere, ha coinvolto un quinto della popolazione di bambini da 0 a 6 anni. È poi riuscita a coinvolgere nei progetti altri importanti soggetti a livello nazionale, Ibitali a livello locale, per dare rilievo e professionalità alla propria azione, e ha saputo inserire la biblioteca in un'azione territoriale. L'inventiva, la determinazione, la capacità di relazionarsi con il contesto e la necessità di operare controcorrente sono apparsi alla giuria molto nello stile e nella vita di Maria Antonietta. A questo punto non resta che proclamare il progetto vincitore, al quale arriveranno la targa e la stampa del manifesto del premio personalizzata ed incorniciata. Mi chiamo Annunziata Pastorini, detta Annunzia, sono nata a Napoli nel 1985 e svolgo l'attività di bibliotecaria presso la biblioteca a porte aperte Annalisa Durante, sorta in memoria della giovane vittima innocente uccisa nel 2004 in uno scontro armato tra clan nel quartiere napoletano di Forcella. La biblioteca, diretta da Giuseppe Perne, alimentata esclusivamente da libri in dono, che attraverso l'attività di book crossing, circolazione del libro, ricevono una seconda vita. I libri che non sono catalogati in SBN vengono infatti esposti all'ingresso della biblioteca con un adesivo sulla copertina che indica che il libro può essere preso, letto, scambiato, riportato, regalato ad altre persone. Il nostro motto è «La cultura salva le anime». Questo l'incipit della candidatura al premio, queste le parole che motivano pienamente l'assegnazione ad Annunziata Pastorini, detta Annunzia, il premio Maria Antonietta Benante per l'anno 2019-2020. Grazie. E adesso so che appunto Annunziata Pastorini vuole dire qualcosa e ci fa piacere di ascoltare dalla sua voce le prime impressioni e anche se ci vuole comunicare la sua esperienza, perché ha partecipato a questo premio, cosa ha significato per lei il modello di Maria Benante.
Sei in linea, Nunzia Pastorini, ti possiamo vedere e sentire, quindi puoi parlare. C'è qualche problema nel collegamento? Forse vi sento, ma a tratti. No, no, va bene, ti sentiamo. Io vi sento pochissimo. Non vi sento. Forse perché non parlavamo, non siamo. Ci senti adesso? Salve, mi sento. Noi ti sentiamo, non Bene, stiamo sì. parlando. Credo di Tu vai. avere Tutto buttato tuo il il microfono. microfono, collegata col telefonino, non riesco a sentirvi benissimo. Vabbè, io cerco di, di dare il mio riferimento, di portare la mia gratitudine per questo premio. Per avermi dato la parola e buonasera a tutti. Questo memorabile premio con gli obiettivi del progetto. E, mi sono impegnata a 360 gradi nel mio ruolo. Ho svolto l'attività da bibliotecaria non soltanto seguendo quelle che sono le istituzionali di catalogazione e di valorizzazione del libro, ma ho posto la mia attenzione anche sulle attività aperte alla comunità, quelle che portano il libro fuori dagli spazi della biblioteca, come appunto avete citato prima, il Baby Reading Forcella 0-6 anni, sulle scuole, nelle scuole, che porta la formazione, che sono le necessità utili, tanto con la chiusura che stiamo riscontrando alla cultura, alla formazione, alla vita, in questo periodo buio, sapere di aver raccolto i frutti del nostro lavoro, della mia attività di bibliotecaria di inclusione. Mi rende soddisfatta. Fermarci adesso davanti al disagio dei giovani, della società tutta, significa svolgersi in digitale. E i valori che ci ha lasciato Maria Antonietta Benante in eredità. Figura di professore, ricevere questo premio istituito in suo onore. Non posso adesso fare a meno di ricordare la dedizione del papà di Annalisa, Giannino Durante, che ha sempre portato avanti con molta semplicità il ricordo di sua figlia come monito di vita. Io per questo chiudo ringraziandovi tutti, ringraziando la giuria per l'attenzione posta al nostro, da conferma alla risonanza dell'inclusione sociale. Ringrazio l'associazione anche Titi e ha sempre sostenuto il mio percorso formativo e per me questo è molto importante. Giuseppe Verdi,
Grazie a tutti davvero di cuore, grazie per questo premio e grazie per avermi fatto partecipare a questo premio. Grazie a tutti. Credo che le immagini che stiamo vedendo siano molto, come dire, una testimonianza molto, molto viva, molto commovente anche della vita che si vive in questa biblioteca e di come questo premio sia totalmente meritato e vada ad incidere, spero, in una realtà che ha veramente molto bisogno di essere non di assistita, ma di essere ascoltata, di essere oggetto di inclusione e di essere anche condotta nel corso della vita della biblioteca attraverso tutto ciò che permette alle persone di avere una prospettiva, di avere davanti, di sapere di essere delle persone, sapere di avere davanti un'esistenza difficile, ma le stesse opportunità che hanno tutte le persone in tutto il resto del paese, anche dove le biblioteche sono magari diversamente socialmente utili. Grazie, Annunziata. Non so se c'era il direttore della biblioteca, Giuseppe Perna, che voleva intervenire. Buonasera, direttore, a lei la parola. Buonasera, se mi sentite spero meglio del collegamento precedente. Allora, un caro saluto all'Associazione Italiana Biblioteche, alla sua presidente, alla giuria del premio e a tutti i presenti collegati. Siamo emozionati, onorati per il riconoscimento assegnato alla bibliotecaria Nunzia Pastorini, per il premio dedicato a Maria Antonietta Benante, della quale avete ricordato la dedizione al lavoro, l'umanità, la professionalità, l'attenzione all'inclusione. E questi valori posso affermare di riscontrarli in Nunzia, anche lei bibliotecaria orgogliosa, giovane e orgogliosa, nel modo in cui accoglie i visitatori, promuove i libri, nel modo in cui propone ed esegue la lettura. E lo fa in maniera davvero inclusiva, coinvolgendo fino anche i bambini più piccoli e le rispettive mamme, i diversamente abili che frequentano i laboratori che svolgiamo in biblioteca, i commercianti e la gente del posto, come avete visto dalle immagini. Un miracolo, direi, a Forcella. E grazie al bando Biblioteca Casa di Quartiere siamo riusciti a fare davvero comunità. Ci è servito molto questo stimolo del Ministero e una parte di quanto realizzato lo potete visitare e vedere sul sito casadiquartiere.it, che vedrete il lavoro compiuto in parte messo sul sito di questo progetto Forcella ieri, oggi e domani, il cui titolo è stato mutuato dal celebre film con Sofia Loren e Mastroianni, girato a Forcella appunto, ispirato a un caso di illegalità diffusa che contraddistingue quel territorio, che ha reso, diciamo, noto alle cronache il posto. E noi abbiamo fatto leva su quello per raccogliere tutta la documentazione, le memorie invece della storia nobile del quartiere di Forcella, della Neapolis antica. E quindi la gente si è adoperata per fornire documenti, fotografie, memorie orali che abbiamo trascritto e pubblicato sul sito. Così come abbiamo avviato una progettazione per la Forcella di domani e svolgendo delle azioni civiche che stiamo, diciamo, promuovendo dalla biblioteca verso il quartiere. E poi vi invito a visionare l'altro sito che abbiamo realizzato, readingforcella.it, come avete anche voi sottolineato, per il lavoro compiuto all'interno del patto locale per la lettura, che ha avuto come primo progetto con cui confrontarsi Baby Reading Forcella 0-6 anni. E malgrado le difficoltà incontrate con questa pandemia, abbiamo portato avanti anche a distanza. Di Annalisa Durante avete già accennato, pensate soltanto alla forza che ha avuto il suo papà, che nonostante il dolore per la grave perdita subita è riuscito a fare appello alla cultura, a ricevere tanti libri in dono per ricordare sua figlia ed indicare alla camorra che ancora opera
nel territorio, che la criminalità la si può sconfiggere con il libro e con la lettura. E Roberto Benigni gli ha riconosciuto il merito di essere riuscito a cavare il miele dalla morte. Ecco, noi gli siamo semplicemente al fianco per portare avanti l'esempio che si può riuscire giorno dopo giorno con l'impegno di tanti, e grazie quindi a questo premio, perché ci incoraggia molto e ci dà la forza di proseguire su questo cammino. Grazie di cuore. Vittorio, no, io non mi sento di aggiungere altro. Ringrazio davvero Giuseppe Verna, ringrazio Nunzia, ringrazio Paul per le emozioni che ci avete fatto provare a tutti noi in questo momento. Non aggiungo altro, rilancio la parola a Rosa Maiello, perché sì, grazie a tutti. Grazie direttore. Grazie a voi. Ciao Rosa. Rosa al microfono. Dicevo, ciao Pino, ci vediamo a Napoli, perché ormai siamo amici inseparabili e lo diventeremo sempre di più con tutte le belle cose che loro fanno, e posso testimoniare, non sapevo naturalmente a chi sarebbe stato assegnato il premio, posso testimoniare che le ragioni per cui avete deciso di premiarli sono tutte fondate, cioè loro sono speciali e sono animati da una forza. E poi appunto Giannino, che appare in quelle foto che avete visto, e Giuseppe, sono davvero delle persone straordinarie. Io faccio tanti auguri a Nunzia Pastorino e insomma verremo presto a trovarvi appena ci sarà la possibilità di riaprire uno spiraglio delle porte delle biblioteche, a festeggiarvi ancora e ad ammirare le cose bellissime che fate per il territorio. E grazie a Paul per l'accuratezza con cui ha guidato la giuria, ma non ci poteva essere una persona migliore di Paul Weston a guidarla, perché davvero appunto, insomma, Paul è perfettamente coerente con le finalità del premio, con l'orgoglio di essere bibliotecari, ma soprattutto con i valori morali che noi difendiamo e per i quali siamo così appassionati, ciascuno nella propria realtà, di fare il nostro lavoro. Quindi grazie infinite a Paul e a tutti gli amici della giuria per questo fantastico lavoro che onora la memoria di una nostra collega di grande valore, che è stata così ben ricordata da Vittorio. E ringrazio Vittorio perché ci è voluta molta forza per portare avanti questi progetti, e però credo che Vittorio ne valga la pena, che tu sia soddisfatto. Credo che insomma, se volevamo dimostrare che le biblioteche fanno comunità, questa conclusione della nostra assemblea di oggi è il modo migliore per farlo. E davvero, quando si osserva l'entusiasmo che tante persone nelle periferie, nelle città, profondono nel loro impegno, nel loro lavoro, penso che le biblioteche hanno un grande futuro davanti a sé, lo devono costruire. Grazie davvero e viva i progetti inclusivi come questo.